riusciamo a fare, diciamo, tutto il percorso scrutando il cielo. Allora, questo è... Ok, antilocapro peninsulare smaschio. La cacciamo con... Dove sta il canna rigata? Eccolo. Cappiato, che sta a prendere? Ok. Dove sono nati? Eccoli qua. Oh! Ma di che sono fatti? Da, di adamantio, sì. Ok, faccio vedere prima questo, voglio vedere se era femmina o maschio. Ok, antilocapra americana peninsularis maschio. Lo scogliamo, vediamo cosa ci dà. Ok. Bene, antilocapra ma ridotta, va bene. Gli abbiamo sparato due volte, giusto. Ok. Posizione. Posizione. Levo il segnalino. Sotto armadillo. Qui, nei pressi, diciamo, della S, del New Austin. Antilocapra peninsularis maschio. E una. Ce l'abbiamo. Quelle che sono femmine? Sì, eccola. Antilocapra peninsularis femmina. Eccola. Dai, dai, dai. Una al volo. Una al volo mi serve. Oh. Sì, vabbè, col coso. Col varmit. Vabbè. Antilocapra americana peninsularis femmina. L'abbiamo provata, ragazzi. Anche questa. Non mi prendo un tonico perché... Allora, ma ridotta. Vabbè. Carne selvaggina adulta. Facciamo vedere la mappa qua. Proprio a questo incrocio qui. Sicuramente. Che qua c'è l'altra carcassa del condolo. Sì, esattamente qua. La Tumbleweed e Chola Springs. Antilocapra femmina. Peninsularis femmina. E ce l'abbiamo. Sono resis maschio. Sono resis maschio. Sì. Non so se questo... Quello di prima era peninsulare. Non c'è sta capito niente. Ne ho tutte ste razze. Poi se lo stesso taglierò questo pezzo. Altrimenti... Meglio. Quindi anche questo. Pelle di antilocapra. Qui. Sulla curva. Nel sud di Ratskeller Fork. A nord dei Tumbleweed. Poi. Magari troviamo il tacchino. La peninsularis e il sonorasis è il maschio. Che non penso che sia peninsularis femmina. Sonorasis femmina. Ah. Eh sì, ragazzi. Erano due specie diverse. Antilocapra americana sonorasis sotto la C di Chola Springs. Sotto la C di Chola Springs. Vediamo cosa ci dà. Ok. E questa ce l'abbiamo. Con la messa posizione sulla mappa.